Wahey Kooj, ben ritrovati dal vostro Andrea Link, non su LBX Little Battlers Experience. Dobbiamo sbrigarci per fermare il treno che sta arrivando alla Tiny Orbit a tutta velocità. Dobbiamo andare nel simulatore e prepararci con Odin, il nostro nuovo LBX, pronti a fermare il treno impazzito. Si può trasformare in un jet Odin, quindi questo è l'unico modo per salvare la Tiny Orbit. Però invece di far uscire tutti quanti i dipendenti, no, mettiamo a rischio le nostre vite con qualcosa che magari neanche funziona. Perché fa scappare tutti? Abbiamo 20 minuti, va bene, 4.000 dipendenti, che sarà mai a farli uscire? No, rischiamo le nostre vite facendo qualcosa che magari non funziona. Va bene, se siete voi i direttori qua, fate come volete. In breve, questo è un sistema che consente il controllo di un LBX anche da lunghe distanze. Quindi è come se fosse un pilota LBX gigante? Infatti sembra, conchiglia. Esatto, in origine fu progettato per funzionare in luoghi poco accessibili all'uomo, come lo spazio o sott'acqua. Beh, sott'acqua e lo spazio, insomma, già ci siamo andati diverso tempo fa. Insomma, per ora è solo un prototipo che ho usato nei miei test con Pandora. Non è pronto per la distribuzione di massa. In ogni caso, alla massima potenza può coprire una distanza di poco di più di 50 km. Wow. Incredibile, è 500 volte più potente di un pilota LBX normale, quindi è così che controllava Pandora. Se userai una capsula di controllo per comandare Odin, potrai salire su quel treno. Ho capito. Ok, proviamoci. Ok, let's go! Are you ready? Yeah! Right, Odin! Battle on! Era necessario? No. Però, come ho detto, alla Level 5 piace boostare all'inizio e alla fine le cinematic, quindi fanno un po' come gli pare a loro. Wow, può davvero volare! È pazzesco, non credevo che fosse possibile. Odin è incredibile, ha delle funzioni e un tempo di risposta sensazionali. Come va con Odin e la capsula di controllo, Van? Sono eccezionali, devo solo prenderci un po' la mano e poi sarà tutto a posto. Molto bene. Allora è stato utile usare Pandora per raccogliere dei dati sulla capsula di controllo. Dovrà usare il freno d'emergenza nella cabina di guida per fermare il treno. So che puoi farcela, Van. Può contare su di me. In order for Odin to infiltrate that train, you'll have to get underneath it. What? How am I supposed to do that? Follow your nav system. Okay, I'll give it my best shot. Beh, essendo la levitazione è più facile. Computer says to enter here. Correct. All right then. I'm going in! Good, we're almost there. Now look for a way to get inside. Yeah, I know, I'm on it! I'm just trying my hardest not to hit anything! Praticamente noi all'inizio del gioco c'è quella cinematic dove noi siamo Van, Kazuya ed Emi che stanno combattendo, sembra dentro l'LBX. In realtà siamo dentro le capsule di controllo e gli LBX stanno lavorando a distanza. È praticamente quello, quindi è come se vedessimo quello che vede l'LBX. È fighissima sta cosa. Odin è riuscito ad arrivare sotto al treno. Grande! C'è tensione nell'aria. Van, ora devi dirigerti verso la prima carrozza. Da lì dovresti riuscire a entrare. Perfetto. They must be controlling this thing from the engine room. Ma c'è qualcuno? We're counting on you, Van. Right. Un momento però, se c'è un LBX a distanza, anche loro hanno questa tecnologia. What do we do? Found it. It should be just through there. Oh, la lancia, che bello. What's that?
Let's do this! Battle on! Ottimo. Distruggi l'LBX che controlla il treno in corsa. Wow. Cos'è? Comandante supremo, livello 20. Cosa? Perché livello 20? Io me lo prendo, Okay. Come show me what you got. Andiamo un po' attacco caricato, com'è? L'asta praticamente, perfetto, va bene, va benissimo. Mi piace l'asta. Salto. E non bisogna saltare, bisogna scappare. Perfetto, è andato. Giustiziera si chiama. Bella. Ma non abbiamo la pistola, abbiamo mani nude, perché? Dovremmo avere la pistola. Quindi questo è il BX senza pistola, vabbè dai. Van, non abbiamo molto tempo. Azione freno d'emergenza, presto! Ok! E invece? Che cosa succede? Niente, freno d'emergenza, ok. Oh no! Il freno d'emergenza è stato distrutto! Calmati, Van. C'ho il levitatore di superconduzione a sinistra del freno d'emergenza. Distruggilo! D'accordo! Il treno non si ferma, va ancora troppo veloce anche se il levitatore di superconduzione è stato distrutto. Oh no, ma se non lo fermiamo tutta quella gente? Beh, quelli del treno muoiono, sì, però magari quelli nell'edificio fateli uscire. Ah, quella voce. Wow, Justin. Fermerò io il treno. Vabbè, sì, Goku. In effetti Goku non ha mai fermato un treno a mani nude. Però, rapporto potenza, siamo lì. Il treno si è fermato! Ce l'ha fatta! Giusto in tempo, ci ha salvato la vita. Justin, grazie. Ma perché sei qui? D'ora in poi decidere io come vivere la mia vita. Devo fermare i piani di mio nonno. Significa che... vorrei unirmi a voi, se siete d'accordo. Certo, Justin, assolutamente sì. Van, grazie. Questa mi piace. Questa mi è piaciuta. Dovrò allenare anche lui ora. Non è proprio tanto bello. Van, hai fatto un ottimo lavoro. Siamo in debito con te. Ti ringrazio a nome di tutta l'azienda. Si figuri! Non ce l'avrei mai fatta se papà non avesse progettato Odin. O senza la capsula di controllo e... Ehi, che cosa succede ad Odin? Ah, addirittura! Da lì! Non lo so perché, però è divertente sta cosa. Sapevo che i sostenitori della nuova Alba avrebbero cercato di rubare Metanoia GX. È la voce di papà! Proprio come avevamo immaginato, il dottor Yamano ci ha lasciato un indizio su cosa fare. Esiste un altro modo per ottenere il codice di sblocco della capsula di platino. Dice sul serio, è un'ottima notizia. In questo modo avremo un vantaggio sui sostenitori della nuova Alba. Il Metanoia GX ha integrato un dispositivo di comunicazione, che lo collega alla rete dell'infinito. La rete dell'infinito ha un sistema di sicurezza, la porta di Giano. Accederai a Metanoia GX se la attraverserai. Ma prima dovrei trovare un modo per violare il sistema. Il padre di Van ha sempre un piano B. Ma è impossibile! Che cosa? La porta di Giano è un sistema di sicurezza impenetrabile. Nemmeno il pirata informatico più abile al mondo riuscirebbe a violarlo. Vuol dire che non è quello più bravo al mondo se non riesce a violare la rete. Vuol dire che quello più bravo al mondo ce l'hanno quelli alla porta di Giano. Tu che dici? Davvero? In realtà c'è un uomo che potrebbe riuscirci. Se è davvero possibile, abbiamo bisogno del leggendario Maestro Otaku. Chi è Maestro Otaku? Un pirata più bravo di quello più bravo al mondo. E di quello della porta di Giano.
Quindi, a quanto pare, nella cultura gli otaku sono sinonimo di geni nei videogame, nella realtà sono no, proprio no, credetemi. Natani Orbit è stata aggiunta alla mappa di Tokyo. Grande! Ma finisce così il capitolo? No, allora inizio il prossimo inizio, dai. Però bella st'immagine. Iniziamo anche il prossimo episodio, almeno facciamo qualcosina in più. Solo 10 minuti di video, che roba è? Oh, bello! Cos'è qua? Cos'è? Akihabara? O Shibuya, comunque sia di notte. E il vincitore del girone D è Eugene. È solo un discepolo del maestro Otaku, ma ha battuto la squadra di Duck Sendo con talento. Oggi Eugene ha dimostrato a tutti di avere le capacità e il coraggio di un eroe. Complimenti, Eugene. Eugene, discepolo del maestro Otaku, devi nasconderti da qualche parte, qui è elettronica. Akihabara. Il carro. Capisco, devo sconfiggere quel cervello di gallina. Fino ad allora non mi darò pace. Ma il carro è Silver Chariot, quindi devi sconfiggere Polnareff, non la gallina. Guarda, è completamente diverso da quello che hanno al negozio di modellismo. E lo vuoi comprare? Non ti sembra che gli manchi un po' di stabilità? Perché non lo scopriamo con una battaglia? Prima però dammi il tempo di personalizzarlo. Affare fatto. Ricorda di quando anche lui era un bambino? Legendary hacker, Master Otaku. Il leggendario hacker maestro Otaku. Il titolo italiano: Il leggendario maestro Otaku. Totalmente diverso. Check out electronica! It's always so exciting here. Look at all the people. Later. Hold on, and where do you think you're going, Van? Seriously, he's like this every time we come to this place. Got that right. La doppiatrice di Amy proprio trasmette una voglia di vivere pari a quella di un condannato a morte. Però almeno quello di Van è più bravo. È passato molto tempo, ma questo posto è sempre speciale. Capisco che intendi. Qui ogni angolo trasuda LB Experienza. Ehi, non credo che quel negozio ci fosse l'ultima volta che sono stato qui. Ehi, Van, rimani concentrato. O hai dimenticato perché siamo qui? Ha ragione, Van. Siamo qui per trovare il leggendario maestro Otaku. Ah, sì, certo, dobbiamo trovarlo. Non l'ho dimenticato. Nemmeno per un attimo. Ok, andiamo. Troviamo questo leggendario maestro Otaku. Beh, certo. È comparsa una nuova missione sullo schermo missioni e posti in arrivo e contatti rubrica. Allora, vediamo un po' dove bisogna andare. Beh, di certo non di qui, anzi, invece sì, proprio qui. Troviamo missile pugni. Wow, oh, potrebbe essere interessante per il corpo a corpo. Ok, qua si esce, giustamente ci sono le scale lì. Vorrei affrontare un po' di gente, ma non è questo il momento, veramente. Qui non si può entrare. Quantum PC Shop. Quantum Modems. Certo. Ah, bisognerà andare per di qua. Abita in una viuzza. Pericolo, perché? Ma qui è tutto quanto buio, aspetta allora. Fammi esplorare un attimino qui alla luce del sole. Vediamo un po'. Ecco, qui bisogna andare, infatti, vedi? Van, guarda! Ehi tu, Van Yamano, sto parlando con te, ragazzo. E lei chi è? Chi sono? Forse sono proprio la persona che stai cercando. Quello è il maestro Taku? Ma come facevo a sapere che la stavamo cercando? Io sono a conoscenza di ogni cosa. Maestro Taku, ci serve il suo aiuto. Lo so bene, ma purtroppo sono impegnato. La prego, almeno ci ascolti. Quei parolecchi sembrano così soffici. Sì, Comunque io sono Amy. un nome delizioso, mai quanto quelle cosuccie che ti scaldano le orecchie.
Può essere che il maestro Otaku è femmina? Ci stavo pensando, dico, ma e se fosse una donna invece del classico maschio puzzone? Poi potrebbe essere. A quel tizio piacciono proprio i paraorecchi, eh? C'è qualcosa che possiamo fare per farci ascoltare da lei? D'accordo, dato che siamo entrambi fan dei paraorecchi, potrei prestarti ascolto, però... A una condizione, qui a Electronica ho 5 discepoli. Sarete messi alla prova da ciascuno di loro, sì sì. Superate le loro prove e ottenete i loro ricambi leggendari. Solo allora forse potrete arrivare a me. Già, già, forse. E ora via alle danze! Va bene, dovremo superare delle prove? Ci sarà da rimboccarsi le maniche. Dovremmo cercare questi 5 discepoli. Probabilmente erano là dietro al distretto Luci Notturne. Ah, ecco, alla buona ora. Discepolo del maestro Otaku, so che sei qui. Dovremmo sconfiggere anche quindi quel cervello di gallina? Va bene, iniziamo allora, dai. Un po' troppo lunghe certe scene, però vabbè, dai. Fa parte del gioco, sì, però uffa, che seccatura. Probabilmente non devo andare qui. Ma come faccio a sapere chi è il discepolo del maestro Otaku? Devo parlare un po' con tutti. Abbiamo anche un negozio LBX che... Ah, eccoli, sono qui, sono segnati in rosso, quindi. Quella maschera, ma quello è Eugene. Eugene? No, purtroppo ti sbagli. Io sono la nera tempesta che spazza il campo di battaglia. Io sono Pappagallo Nero. Che divertente. Sono l'arma segreta degli Otaku Rangers. Ecco perché sono tutti quanti di colore diverso. Ho sentito parlare di te del maestro Otaku. Sei qui per la tua prova, vero? E così tu saresti un discepolo del maestro Otaku. La prova è molto semplice. Affrontami in una battaglia LBX. Tutto qui. Sarà una passeggiata. Forza, iniziamo. Un momento, io sono un giustiziere. Non posso combattere un onesto cittadino neanche per maestro Otaku. Cosa vorresti dire? Voglio dire che combatto solo contro LBX malvagi. Tutti i giustizieri hanno un codice d'onore. Gli LBX malvagi? Sì, gli LBX creati da organizzazioni malvagie per scopi ignoti. Chissà quali ritrovati tecnologici malfattori avranno certo sotto le loro terribili fattezze. Se solo riuscissi a smontarne uno, potrei usarlo per le mie ricerche. Oh, credo di aver detto troppo. Non importa, non ho motivo di affrontarti. Vattene, su. Vane, prendiamoci un po' di tempo. Dobbiamo parlare con tutti quelli del negozio e inventarci un piano. Ok, tu che mi dici? È un tipo strano, combatte solo contro quelli che sono ricambi pesanti. Oh, sembra un ciclope. Nel negozio di modellismo nel vicolo hanno trovato una testa ciclopica. Sicura? Forse lui sa dirmi qualcosa. Ehi, che ti prende? Elettronica è troppo stressante per te? Stai cercando un posto in cui fare spese? Il negozio segreto di modellismo Brutus è quel che fa per te. Lì hanno ricambi LBX che non troverai in nessun altro negozio. Merce da mercato nero, dico sul serio. Entriamo allora. Ti do il benvenuto. Cosa posso fare per te? La cosa bella di questo venditore è che ha parti di Imbit e Deku. Solo. Quindi compriamo il set, ecco. E anche questo, vai. A posto, ma ti vendo un po' di roba così rifacciamo un po' di soldi. Quindi abbiamo un set Deku e un set Imbit. Uno di quei set deve andare per forza bene. Ce l'hanno messa proprio facile facile, eh? Questo è Imbit, così. Quindi penso che vada bene, no? Le gambe comunque se ce l'ha molto sottile, dovrebbero essere tozze per un LBX. Come no? A quanto pare devo... O devo andare tutto quanto con Imbit o tutto quanto con Deku. Anche perché Deku è l'unico che ha tutto quanto il set, quindi per forza Deku deve essere. Se non è neanche Deku, gli sparo un colpo di pistola e mi prendo quello che serve. Oh! Ma quell'LBX, che sia! Ha un aspetto barbarico che sembra pesantissimo. E guardate quel malvagio occhio rosso. Sì, deve essere proprio lui. È il mio nemico giurato, il ciclope! E così, dopo tutto, siete davvero membri di un'organizzazione malvagia. Finché avrò fiato in corpo, non permetterò al male di sfuggirmi. Che la giustizia trionfi. Bene, finalmente sei deciso. Forza, sulla scia delle tue ali scure, mostrati, Bird Brain X Nero!
Oh, vuoi vedere che dopo alla fine fanno come Power Ranger che fanno il Megazord? Il Mega LBX. Livello 32 ed io sono super debole con questo LBX. Forse avrei dovuto potenziarlo un pochino. Attack! Vai, 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 vediamo un po'. No, insomma, non è proprio il massimo, ma non è neanche tanto male alla fine, eh. Abbiamo l'asta, che l'asta ci so fare bene o male. Dai, tensione, su. Spero che quegli altri non debba fare questo giochetto di cercare un LBX particolare. Perfetto, non mi ha neanche fatto tanto alla fine, pensavo andasse peggio. Invece, wow, andrà molto bene. Certo. Però cavoli, non pensavo, e invece... finalmente mostra di che pasta sei fatto. Cosa? In questa battaglia i vostri LBX hanno rivelato le loro virtù. I malfattori non combattono con simile grazia. Perdonatemi per aver dubitato di voi. Ecco, prendete questo. È uno dei ricambi leggendari. Gambe leggendarie. Dovrò usare questo LBX per combattere contro il maestro, o dovrò dargli a lui. Struzzo Arancioni si occuperà della prossima prova. Dovrebbe aspettarvi nel vicolo, ma è un tipo imprevedibile. Se non fate presto, potrebbe sparire nel nulla. Presto, mettetevi in moto. Abbiamo già visto chi è. Baffini che mo non c'è. Ah no, eccolo, beh. Forse è un altro, però non è quello che ci ha detto di combattere. No, infatti è un altro. Andrà bene a lui combattere contro uno qualsiasi? Molto bene, e così il mio prossimo avversario sei tu. Che la battaglia abbia inizio. Non ce la faccio, ho fame, capisci? Una fame nera, accecante, totale, disorientante. Fame. Cosa? E che ti prende? Non dovresti metterci alla prova? Dove sei, mio dolce, piccolo, caro, adorato Carrie leggendario? Il mio povero affamato pancino sogna di collarsi nel tuo caldo abbraccio speziato. Ho deciso. Questa sarà la mia prova. Trovate e portatemi un po' di quel delizioso curry leggendario. Se ci riuscirete vi concederò il ricambio leggendario che tanto desiderate. Affare fatto. Che cosa? Stai scherzando? Vuol dire che non ci sarà nessuna battaglia? Diciamo che sono un tipo pacifista. E poi con che coraggio mettereste alle strette un uomo tanto affamato? Affare fatto allora. Andiamo a cercare del curry leggendario per te. Grazie ragazzi. Vi suggerisco di iniziare le ricerche dalle parti della stazione di elettronica. Nessuno ama il curry più di me, ma da quelle parti c'è un altro appassionato che potrebbe aiutarvi nelle ricerche. Oh, una battaglia qui dentro, non me l'aspettavo. Bene, sono tornato full Odin, però per il prossimo episodio lo... un attimino le parti centrali, i ricambi, vedo un attimino bene. Così gli aumento anche la barra della salute. Così almeno diamo uno stacco. Vediamo un po', è lei signora che vuole il... no, non è lei che vuole il curry. Eccolo, sono segnati. Perché mi sbatto tanto per cercarli? Stai cercando il curry leggendario? Ci picchia, non so come dirtelo, ma non lo vendono più da nessuna parte ormai. Non ne è rimasta una sola porzione in tutta elettronica. Non è possibile. Aspetta un attimo, ora che ci penso, forse qualche possibilità di trovarlo al centro commerciale di Pacifica. Chissà, forse gli è rimasta qualche confezione. Non ci metterei la mano sul fuoco, ma ti consiglio di fare un tentativo. Quindi a Pacifica, va bene. Probabilmente starà sopra, dato che i negozi di ristoranti stanno sopra, sì, sicuramente. Oh, eccolo qua. Questa è sfortuna, non posso avere quella carta e mi ritrovo con un curry che non voglio, una vera sfortuna. Beh, allora? Cosa è il curry in un distributore? Fa stare in un distributore. Cosa? Bastava andare qui. Ma come fa uno a saperlo? No, vabbè. Sì, ho vinto. Ora vediamo che carte mi toccano questa volta. Wow, la carta cecchino. Oh, scusa, ti ho spaventato? So che per una batteria di carte LBX anche tu? Cosa? Non hai mai giocato? Cosa? Che aspetti? Per combattere devi usare le carte LBX del tuo inventario. Se vinci avrai l'oggetto indicato sulla carta. Inoltre dopo ogni battaglia acquisirai una nuova carta. Ti coinvolgerà così tanto che non potrai più fermarti. Riceverai una nuova carta anche se perdi, ma non sarà tra le migliori. Sempre meglio di niente, no?
E poi gira una voce che ci sono oggetti rari che si possono ottenere solo giocando a carte. Parlo di carte rare. Hai mai sentito niente di più eccezionale? Ehi, perché non prendi questa carta LBX? A me non serve. Ho un'infinità di carte che mi avanzano. Inoltre puoi usare Metamo per donare delle carte a uso limitato di cui sei in possesso dagli altri giocatori. Se vuoi saperne di più, torna a parlarmi un'altra volta. Lo so, non sono state pubblicate molte serie di carte per ora, ma sarà diverso quando usciranno quelle nuove. Ora che abbiamo queste dannatissime carte, andiamo a parlare a quel tizio che cercava le carte. Chi era proprio qui? Ecco qua. Allora, mi sono accorto che c'era scritta Curry qui. Era il distributore di bevande, non distributore di LBX. Ah, in quel distributore c'è il Curry leggendario. No, è esaurito. Non può essere. Era la nostra ultima opportunità. Ehi, lo state cercando questo, vero? Il Curry leggendario, dove l'hai trovato? Ci ho parlato mezz'ora con questo per provare. No, niente, mo. Invece all'improvviso Curry leggendario. L'ho preso per sbaglio, volevo solo qualcosa da bere. Se la volte sarei felice di darlo a noi, grazie mille. Non stavo proprio pensando di cedervelo così. Ci sono. Uno di voi non ha per caso una carta LBX in edizione limitata? Che cos'è una carta LBX in edizione limitata? Una carta rara in vendita al negozio di giochi di Maya, ma io non sono mai riuscito ad averne una. Mettere le mani su una carta così pregiata non è proprio un giochetto, sapete? Perché questi giri assurdi? È rimasta qualche carta in edizione limitata, sono piuttosto rare, non so se potrei permettertele. Perché? Giusto perché se tu Kazuya forse posso darti una mano. Ecco, prendi questa e offro io. Non ci credo davvero? Sarà il nostro piccolo segreto, ok? Così mi fa paura. Grazie mille, mi serviva proprio. Che bello la carta in edizione limitata. Credo che non farebbero soldi quelli che vendono gli LBX, no? Mi avete portato la carta, davvero? Caspita, questo è proprio il mio giorno fortunato. Grazie mille. Certo, ora vedrò il Curry. E vai. Che bello. Bene, ora torniamo a Electronica. Sì. Bene, rientriamo nel vicolo come topi d'appartamento. Per tutti i barattoli di curcuma, quello è... il Curry leggendario, ditemi che è lui! Oh, devo sbrigarmi a mangiarlo prima che si freddi. E si ingozza come un maiale. Che bontà, che delizia, che gioia! È una vera esplosione di sapori! Le leggende erano vere allora! Questo è il curry più buono che ci sia! È un concentrato di felicità in lattina! In lattina? Non riesco a smettere di mangiarlo! Non stai dimenticando qualcosa? Ah, ma certo, ricambio il BX! Una promessa è una promessa, ecco a voi! Torso leggendario. Buono. Penso che gli altri discepoli siano tutti a concerto al momento. Il concerto è alla torre di Electronica. Ma mi servirà un biglietto per entrare. Ecco a voi. Il concerto. Quale concerto? Forse di una band famosa composta solo da ragazze? Bene, Cuge, questo video termina qui. Dopo aver cercato almeno due discepoli, nel prossimo episodio troveremo gli altri tre e incontreremo anche il maestro Otaku. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!